Questo tapiro è per il sindaco di Capri, per Gianni De Martino, perché più attapirato di lui in questo momento non c'è nessun altro. Vediamo il perché. Quando si verificano tutte quante le inchieste condotte da carabinieri e guardia di finanza a Capri riguardo a falsi condoni e altre falsità che colpiscono primariamente l'ufficio tecnico, di cui oggi l'ex responsabile, l'architetto Massimo Esposito, agli arresti domiciliari, salta fuori anche un'altra pratica di condono ritenuta falsa. Questa pratica di condono riguarda una famiglia di Capri, una storica famiglia di Capri, che abita in un appartamento tra via Dente Cala e via Tamborio. Due strade sono una alle spalle dell'altra. E il tecnico che mette a fuoco il falso, almeno come presume la procura e da come sembra palesemente emerge dagli atti, è il geometra Sergio Federico. Sergio Federico, di cui abbiamo già parlato in altri articoli del giornale Nuova Capri, che tra l'altro è tra quelli che avrebbe contribuito a mettere in luce il famoso sistema Capri, che ha spazzato via altri tecnici e altri funzionari comunali con la famosa inchiesta Woodcock. In effetti, questa pratica di condono, oggi ritenuta falsa, all'epoca, cioè nei termini del primo condono, venne predisposta dall'ingegnere Giuseppe Avrea, persona di spicco anche della Primavera, diciamo, braccio operativo del sindaco, ex socio, socio di fatto, ci sarebbe tantissimo da dire. Comunque l'ingegnere Avrea fece la sua pratica di condono e la presentò al comune di Capri. Dopo tanti anni, a febbraio del 2018, a febbraio di quest'anno, Sergio Federico presenta la pratica per sanare questo condono, cosa che la legge dà facoltà. Ma in effetti che cosa succede? Che inserisce in questa pratica, commettendo un falso ideologico, se il reato è stato commesso, appena una sessantina di metri quadrati in più, creando ovviamente un grande vantaggio economico alla proprietà. Diciamo che la procura stima sui 500.000 euro, ma in effetti siamo a un valore nettamente superiore, reale, di mercato, grazie a una serie di complicità. Quali sono queste complicità? Ovviamente l'ex capo dell'ufficio tecnico, l'architetto Massimo Sroscio, oggi detenuto agli arresti domiciliari per un'altra pratica, diciamo tra virgolette, di falso, per stendere un semplice velo pietoso, e la commissione edilizia che esamina la pratica, la ritiene valida e l'approva. Che cosa è capitato? Che il pubblico ministero, la dottoressa Campese, ha svolto le indagini su un lavoro veramente certosino fatto dai carabinieri della stazione di Capri, che mettono un encomio per il rispetto delle regole, il rispetto delle leggi. Da questo lavoro dei carabinieri in effetti viene fatta una sovrapposizione tra la pratica presentata all'ingegnere Aprea nei termini del condono e quella di Sergio Federico, per cui sono lampanti questi 60 metri quadrati in più. In una zona di alto pregio, siamo in effetti nella zona dell'arco naturale, siamo a 2-3 minuti dall'arco naturale, e dalla piazzetta delle Noci. Sono zone di altissimo pregio per il nostro territorio, per il nostro territorio, chiedo scusa. Per cui la pratica va in commissione e i tecnici Claudio Stabile della Primavera, Livio Dalamona, nominato la Primavera, Maria Lucia De Angelis, nominata la Primavera, e Antonio De Martino, una delle anime della Primavera, Costantino Cerrotta, nominato la Primavera, alzano la manina ed approvano questa pratica. Si potrebbe dire che i tecnici della commissione edilizia non sapevano comunque dell'imbroglio relativo a questo falso, che sono stati indotti in errore, ma certamente l'architetto Massimo Sroscio lo sapeva perché è lui che ha istruito la pratica. Ora, il 21 gennaio, tutte queste persone dovranno andare davanti al GUP. GUP o GIP,
che dovrà stabilire se andranno a giudizio, come chiede la dottoressa Campese. Tenete conto che ad agosto il pubblico ministero ha inviato una comunicazione giudiziaria a costoro, dandogli 20 giorni di tempo di rito per fornire un chiarimento. Un chiarimento che il pubblico ministero non ha ritenuto sufficiente. A parte il fatto che si andrà davanti al GIP, che potrà andare in giudizio, per cui c'è anche la questione dell'opportunità che queste persone stiano ancora oggi in commissione edilizia, anche perché sono anche diciamo, coinvolti in altri cosiddetti scandali edilizi, per quanto si vocifera e per i quali non c'è ancora nessun riscontro concreto e reale, salvo per il caso di Villa Faraglioni giù per l'ingegnere Aprea, che in questo specifico caso non c'entra nulla, cioè sembra addirittura che abbia fatto bene il suo lavoro, e il furbetto l'avrebbe fatto Sergio Federico. Vi è da dire che comunque il Comune di Capri è stato invitato a costituirsi parte civile, come parte offesa, per cui Gianni De Martino dovrebbe dare un incarico a un avvocato valente, cioè che sappia difendere gli interessi del comune, che è la parte danneggiata in questo caso, e costituirsi parte civile. Costituirsi parte civile contro un insieme di tecnici che lui ha nominato. Di cosa sono accusati costoro? Il proprietario, meglio il curatore della proprietà in argomento, e Sergio Federico, ovviamente, di aver palesemente falso un fatto, aver compiuto un falso in concorso tra di loro. La commissione edilizia, cioè stabile Claudio, Talamona Livio, De Angelis Maria, Di Martino Antonio, di aver creato i presupposti affinché questo falso potesse diventare una vera e propria licenza edilizia in condono. Tutti risponderanno alla dottoressa Eliana Franco, che è il GUP. E tutto verrà stabilito alla 11ª sezione GIP del Tribunale di Napoli. Certamente per il sindaco, nel momento in cui si costituisce parte civile, anche perché non può non costituirsi parte civile, perché rischia comunque che il prefetto nomini un commissario ad acta per fare ciò, è paradossale che lo faccia verso persone che lui ha nominato nella commissione edilizia, per socio massimo a cui lui ha dato la direzione dell'ufficio di urbanistica e che oggi ha gli arresti domiciliari per un altro fatto, di cui parleremo in seguito, anche perché c'è un bel approfondimento su questa vicenda in arrivo come trasmissione televisiva, per cui almeno la vicenda crea un grande imbarazzo. Che cosa accadrà il 21 gennaio? Questo non si sa, perché il GIP dovrà decidere se archiviare o mandare a giudizio, ma certamente questa cosa ha un peso notevole e rilevante, anche perché non si capisce come sia possibile che Sergio Federico, a parte l'essere il tecnico di fiducia della proprietà oggetto del falso, sia in commissione edilizia, perché Sergio Federico venne indicato come componente dall'azienda di soggiorno, che ormai è commissariata ed in via di scioglimento, per cui non dovrebbe avere nessun titolo per starci. Ma ovviamente per un tecnico stare in commissione edilizia è un valore aggiunto, è più facile accaparrarsi i clienti. Perché una cosa è che stai in una commissione per quanto ti allontani quando c'è una pratica che ti riguarda, è una cosa che non ci stai. Diciamo, sei un po' fuori ai giochi dell'affare edilizia di Capri, che è un affare che ha delle somme da capogiro di interesse vero e proprio. Su questo argomento, su tutti questi provvedimenti della magistratura, stranamente altri colleghi non se ne occupano, forse non si occupano più di giudiziaria. Ognuno poi può avere i suoi dubbi di chi è allineato a una certa parte, a questo o a quello. Oppure può darsi anche che a loro non interessano, forse interessano più la lampadina che non funziona o qualche altra cosa, piuttosto che fare il
anche la cronaca giudiziaria, cosa che accade non è difficile, è particolarmente difficile. Certamente quello che oggi è in corso al Comune di Capri è un qualcosa che lascia la mano in bocca, perché vedere comunque un comune costituirsi parte civile contro una commissione nominata dal sindaco, che deve lui costituirsi parte civile nominando un legale con la sua giunta, è quasi paradossale e lascia capire qual è il clima in cui oggi si accapri e qual è il clima con cui si muore la primavera, che si vede quasi decimata, almeno idealmente, tra i suoi supporters, i suoi bracci operativi, i suoi mattoni nell'edilizia. Staremo a vedere che cosa accadrà. Certamente il 21 gennaio seguiremo questo caso, come seguiamo qualsiasi cosa riguarda la cronaca giudiziaria qui sull'isola. Grazie, arrivederci.